Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e con la Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Texas, una delle mete preferite per chi vuole avviare nuove attività negli Stati Uniti. Il Texas offre tantissimi vantaggi economici e fiscali per le imprese, incentivi agli investimenti, un sistema dei trasporti che possiamo definire assolutamente efficiente ed ancora un basso costo dei beni energetici e non per ultimo anche una posizione geografica davvero strategica. Questi che ho citato sono soltanto alcuni dei motivi per cui il Texas è oggi ai primi posti nelle classifiche del miglior luogo per fare business negli Stati Uniti d'America. Oggi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite per OK Italia Parliamone per parlare appunto delle opportunità per le imprese italiane di fare business in Texas, il presidente della Camera di Commercio italiana in Texas, Brando Ballerini. Buongiorno Ballerini. Buongiorno a tutti. Ballerini, sul piano economico il Texas è rispetto agli altri stati degli Stati Uniti d'America il primo esportatore, poi si colloca al secondo posto per quanto riguarda la popolazione e anche al secondo posto per quanto riguarda il prodotto interno lordo, quindi subito dopo la California e subito prima dello stato di New York. Se volessimo guardare al Texas in maniera a sé stante, bene, il Texas si posizionerebbe da solo al 15° posto fra le economie mondiali, perché ha un prodotto interno lordo che è pari a oltre 1.000 miliardi di dollari. Oggi possiamo dire che l'economia del Texas è basata principalmente sull'information technology, sull'industria petrolifera, sul mercato dell'energia, ma anche molto fa il campo dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera. L'epidemia Covid-19 sappiamo che sta avendo ovviamente impatti anche sulle economie dei singoli paesi. I dati che ho avuto modo di leggere, resi pubblici nella giornata di ieri, dicono che dall'inizio dell'epidemia il Texas ha registrato 776.736 casi e purtroppo anche 16.130 decessi. Questo quindi è un periodo delicato per il Texas che purtroppo è alle prese con un continuo e costante aumento dei casi di contagio da Covid-19. Le chiedo, Presidente Ballerini, qual è la situazione Covid oggi in Texas e soprattutto se si è regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? Sì, la situazione onestamente non è molto drammatica, perché molti dei casi che abbiamo, e sono moltissimi, positivi, solo nell'ultima settimana abbiamo avuto 4.600 casi positivi al giorno. In gran parte sono asintomatici. In più il Texas ha un enorme vantaggio che sono gli spazi. Cioè noi non abbiamo città così densamente popolate come possono New York o altre città degli Stati Uniti. Il governatore Abbott, che praticamente è demandato a decidere insieme ai judge delle contee, che sono come i nostri presidenti delle province, ha emanato recentemente un paio di decreti per il Covid, aprendo al 75% di ristoranti, negozi, attività commerciali. Il problema grande che c'è, per esempio in Houston, Texas, è che moltissime aziende, in realtà sono grossi gruppi di studi di avvocati, compagnie petrolifere, praticamente vivono in un grattacielo che crea grossissimi problemi, specialmente sugli ascensori. Quindi molti uffici, specialmente delle big corporation, sono tuttora veramente al, vorrei dire, 15%. Alcuni non hanno aperto, il virtuale ovviamente, come da tutto il mondo, l'ha fatto. E quindi ovviamente questo ha creato un problema. Non ci sono mai stati lockdown in termini di trasporti, cioè di movimentazione, cioè non c'è mai stato controlli sulla popolazione.
il vantaggio che, per esempio, in Houston la popolazione è fondamentalmente di una certa cultura, di una certa qualità, quindi non abbiamo avuto grossissimi problemi. Ovviamente anche il vantaggio degli spazi, perché qui gran parte della gente vive in single family home, cioè in case singole, quindi il contatto qua è molto difficile, cioè non abbiamo condomini per gli individui. Quindi la situazione oggi è, non c'è lockdown, 75% di apertura, abbiamo il grosso vantaggio di avere ospedali, perché è famoso il Medical Center di Houston, e quindi qua il fatto che non c'è, diciamo, panico nell'arrivo dei ospitalizzati, crea fondamentalmente un grosso vantaggio, perché in terapia intensiva abbiamo pochissima gente e abbiamo a disposizione. Ecco, le chiedo una cosa, Ballerini, per quanto riguarda i dispositivi individuali di protezione, c'è l'obbligo di utilizzo mascherina anche nei luoghi aperti? Le dico, oggi il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, ha appena decretato un'ordinanza con la quale impone l'uso della mascherina anche nei luoghi aperti. Pochi giorni fa vi ha fatto la stessa cosa il governatore De Luca in Campania. Chiedo, in Texas la mascherina è obbligatoria oppure no? No, non c'è mascherina obbligatoria. L'unico obbligo riguarda ristoranti, locali, negozi, dove c'è un'limitazione di numero di persone che possono entrare nello stesso momento, e l'obbligo ovviamente di mascherina. In alcuni locali, in alcuni servizi pubblici, alcuni ospedali o cliniche, c'è anche un controllo della temperatura, c'è un'autodichiarazione all'entrata. Perfetto. Quindi è tutto bene. Bene, purtroppo per la pandemia l'attività economica, comunque, ecco, anche da questi dati che lei ci rappresentava poc'anzi, ha subito ovviamente un significativo rallentamento a livello nazionale degli Stati Uniti d'America. Si prevede d'altronde che il PIL nazionale degli Stati Uniti diminuirà per l'anno in corso del 35%. Se pensiamo che soltanto nel secondo trimestre il prodotto interno lordo è diminuito su base annua del 32,9%. Se volessimo cercare di trovare un dato così catastrofico, dobbiamo addirittura risalire al lontano 1947, quindi nel momento immediatamente dopo il conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale. Bene, quindi nel giro di 3 mesi, da aprile a giugno, il Covid ha inghiottito ben un terzo dell'economia americana. Le chiedo, Ballerini, in che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo nazionale, ma anche il governo texano, hanno affrontato l'emergenza e come hanno supportato il sistema imprenditoriale, soprattutto quello delle piccole e medie aziende? Voi sapete che il governo americano ha iniettato nell'economia quasi 3 trilioni di dollari. In gran parte fondi, cioè tutto a fondo perduto. Tanto per dare alcuni numeri, sono stati iniettati 750 milioni per le piccole e medie imprese. Well, qui negli Stati Uniti piccole e medie imprese si impiegano fino a 500 persone. Cioè, sì, non sono le nostre. È un piccolo relativo. Ecco. Però sono stati iniettati 750 milioni a fondo perduto. Praticamente hanno fatto una legge che consente a tutte le piccole e medie imprese di pagarsi 2 mesi di stipendi, 2 mesi di affitto dei locali, della fabbrica, whatever, e 2 mesi di costi, diciamo, IMSS, l'equivalente di IMSS e INAIL. In più è stata fatta una legge per sospendere tutti i costi sui contributi fiscali. È stata rinviata da aprile a luglio il pagamento delle tasse. E ci sono stati sgravi sulle tassazioni equivalenti alle nostre IMSS, praticamente INAIL. Sulle imprese. Ovviamente i problemi che ci sono negli Stati Uniti, in particolare in Texas, sono che molte imprese hanno un'enorme arma in mano, perché qui non esistendo i sindacati, fondamentalmente qua il rapporto di lavoro è at will.
cioè è come essere fidanzati senza figli, invece che in Italia che sei sposato con i figli devi andare laggiù. Si interrompe. No, qui esatto, quindi diciamo che si prevedeva dopo questo, diciamo, due mesi di pagamento da parte dello Stato, praticamente, dei costi del personale, si prevedeva enormi licenziamenti. In realtà, e questo è penso una caratteristica tipica degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno un'economia che ha una capacità enorme di ripresa, l'abbiamo visto nel 2009 quando c'è stata la grossa crisi che Obama. E quindi l'unemployment in realtà si sta riducendo, cioè in realtà stanno ritornando al lavoro e i licenziamenti sono stati contenuti. Adesso ci dovrebbe essere un secondo stimulus, cioè un altro giro di supporto, e in virtù di questo penso che voi potete leggerlo nel famoso Dow Jones, la fiducia praticamente che c'è degli investitori nell'attività delle aziende. Perché fondamentalmente il Dow Jones è rimasto a livelli quasi pre-COVID. Sì, questo è vero. Ecco, c'è un altro aspetto importante, Valerini. Ricordiamo che l'intensificarsi della presenza italiana di rilievo, perché in Texas ci sono veramente delle aziende molto ma molto importanti e conosciute in Italia. Ecco, l'inizio risale agli anni 70, agli anni 80, questi sono i primi anni, e sono stati trainati forse questi insediamenti dall'emergere a livello mondiale del centro medico che lei citava prima, appunto il centro medico ospedaliero di Houston, che era ed è ancora oggi all'avanguardia con interventi di chirurgia veramente che forse sono anche unici in quel paese, ma anche per la presenza sul territorio delle maggiori società petrolifere e quindi di conseguenza di tutto l'indotto legato a queste, pensiamo alla ricerca, alla perforazione, allo sfruttamento legato all'oil e gas. L'Italia poi è sempre, da sempre, stata percepita dal Texas come il paese della cultura, dell'arte e anche del gusto della vita, e di prodotti italiani vengono considerati in genere sempre di ottima qualità. Le chiedo, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci sono oggi nel fare impresa in Texas e quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando e soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Sì, innanzitutto io lavoro nell'oil and gas, però vorrei chiarire una cosa. Il Texas viene sempre percepito come petrolio, oil and gas. Ed è vero. Valerino, la interrompo. Noi siamo cresciuti tutti con il telefilm Dallas, con J.R., quindi insomma nell'immaginario è vero. Quello è il Texas. Non diciamolo perché significa siamo vecchi. No, sto scherzando. però voglio sfatare un mito. Molti non lo sanno, ma il Texas è anche il centro mondiale, per esempio, dell'energia eolica. È uno dei centri più importanti in tutti gli Stati Uniti del biogas. Di conseguenza, diciamo che a causa anche dei grossi gruppi di investimento, diciamo gli investitori si stanno orientando e stanno spingendo per fare praticamente costringere le compagnie petrolifere a investire in energie alternative, in green energy. Sì. La stessa Eni qua negli Stati Uniti, l'Eni Americas, sta rivolgendosi al mercato del green energy. È una spinta generata dagli investitori, è una spinta generata probabilmente anche dal futuro. Però ecco, quello che vorrei sottolineare è che Houston in particolare, che è quarta negli Stati Uniti come Fortune 500, cioè quindi ha praticamente 22 società tra le prime 500 al mondo, e ha praticamente la possibilità di sviluppare anche nel futuro le nuove tecnologie o l'energia alternativa, perché non è solo oil and gas, ma è anche biotecnologia, è anche centro medico, come lei giustamente ha sostenuto, e anche energie alternative, cioè green energy. Parlo di eolico in particolare. Di conseguenza, diciamo che il futuro si prospetta discretamente importante. Un altro aspetto fondamentale, in particolare di Houston, è questo per le imprese che possono pensare di espandersi sul mercato
non solo americano, ma anche sudamericano, perché uno dei vantaggi grossi di Houston è la finestra sul Sud America, perché qua si è concentrato, diciamo, il meglio del Sud America. Intendo sia come individui, come ingegneri, dottori, professionisti, e anche come imprese. Io qua ho gestito per 18 anni un'impresa che faceva l'80%, su 240 milioni di dollari, faceva l'80% sul mercato sudamericano. Chiaro. Perché Houston è una finestra sul mercato americano, il Texas è una finestra, quindi non è solo America. Ma... potrebbe essere anche il Texas un hub di smistamento per imprese italiane che vogliono localizzare lì proprie attività proprio per arrivare nel mercato sudamericano, anche perché il costo del lavoro in Texas non è eccessivamente costoso. No, il vantaggio del Texas sono fondamentalmente due. Uno è che è difficile magari aprire un'industria e produrre in Texas senza avere il concetto che gran parte della produzione andrà verso l'estero. Come ha detto giustamente lei, l'export del Texas è enorme. Chiaro. E in gran parte è verso Sud America. Tutte le più grosse imprese sudamericane, nell'oil and gas, ma anche in altri settori, hanno i loro uffici in Houston. Quindi c'è il contatto, c'è una grossissima, questo è un altro vantaggio enorme del Texas e Houston in particolare. Dico Houston spesso perché Houston fondamentalmente è il motore del Texas. Ed è quello che ha a disposizione una forza lavoro di alta qualità. Si calcola che ci siano tra i 350.000 e i 400.000 professionisti, laureati, persone nell'area di Houston. Di conseguenza, per un'impresa italiana che si vuole trasferire in Texas, il mercato, diciamo, del lavoro americano è di alta qualità. È un po' più difficile poi tenere le persone. Io infatti consiglio sempre alle aziende italiane di portare anche qualche espatriato. So che è difficile per le aziende italiane, però fondamentalmente ci si garantisce una che ho gestito, eravamo 200 persone, 35 espatriati. Immagino. No, per creare fedeltà, perché qua purtroppo il fatto che il lavoro è at will genera forse più problemi all'employer, cioè a chi dà lavoro, che a chi. Quindi c'è una migrazione con grande facilità da un'impresa all'altra. Esatto, cioè fondamentalmente io ho fatto anche l'imprenditore in Italia, dove il nonno di uno dei miei dipendenti lavorava con mio nonno, il padre lavorava con mio padre e il dipendente lavorava con me. Cioè c'è molta fedeltà in Italia. Sì. Se tutto va bene non ci sono problemi. Qui purtroppo è uno degli aspetti che forse sono più delicati che le aziende italiane devono considerare. Molto bene. Allora, Ballerini, lei quest'anno, nel 2020, festeggia i 10 anni alla guida della Camera di Commercio Italiana in Texas. Ricordiamo, la Camera di Commercio Italiana in Texas è stata istituita nel 1992, oggi vanta oltre 250 soci che appartengono ai vari settori e all'obiettivo di promuovere e sviluppare opportunità commerciali ed affari tra Texas e Italia, perché non vi occupate esclusivamente di imprese che vogliono venire ad investire in Italia, ma facilitate anche l'operazione di incoming verso il paese Italia da parte di imprenditori texani. Le chiedo in che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e se e cosa avete imparato da quanto successo. Ma il discorso è stato, cioè abbiamo sempre impostato la Camera di Commercio del Texas, per ovvie ragioni, su due fronti. Il fronte food and wine, perché questo è praticamente intrinseco, e sul fronte industriale. Ovviamente sul food and wine abbiamo un enorme vantaggio rispetto a altre metropoli americane come New York o Miami o Los Angeles. Il mercato non è inflazionato. Quindi per imprese che
che noi appoggiamo sul mercato del food and wine, ma anche del design, imprese italiane, che sono poi i nostri fiori all'occhiello, come diciamo. Noi praticamente gli diamo un supporto di conoscenza del mercato, suggerimenti su come entrare nel mercato e come presentarsi al mercato. Ma oltretutto gli diamo anche aiuto nel trovare importatori, distributori, dealer, cioè diciamo. Cosa è successo dopo il Covid? Dopo il Covid ovviamente gran parte di questa attività era creare degli eventi. Noi abbiamo un evento particolarmente importante che è Test of Italy, dove è Food and Wine, aperto solo ai professionisti, dove arrivano 500 tra importatori e distributori. E quindi ovviamente quest'anno l'abbiamo dovuto fare virtuale, siamo riusciti, molto difficile. Quindi l'insegnamento del Covid è si può fare, però fondamentalmente tutti quelli che hanno partecipato speriamo che il prossimo anno si faccia di persona. Nel campo industriale ovviamente il Covid ha creato, il più grosso problema che ha creato il Covid sul campo dell'aiuto alle aziende italiane è il fatto che molti imprenditori oggi non possono viaggiare sugli Stati Uniti o possono viaggiare con enormi complicazioni. Il trucco sarebbe passare dal Messico, però farsi 15 giorni in Messico mi sembra un po' eccessivo. Quindi moltissimi hanno avuto questo problema e una delle attività che abbiamo fatto è proprio stata quella di supportare alcune aziende dove l'imprenditore non poteva raggiungere la sua impresa qua in Texas e li abbiamo aiutati a contattare i clienti, a servire. Questo ovviamente perché la nostra impronta è molto pro-industria. Quindi il Covid ci ha insegnato in questo caso che si possono supportare le aziende evitandogli a volte dei viaggi inutili. Ovviamente è chiaro che la presenza è sempre, anche in questo caso, è la più importante, però fondamentalmente si può supportare le aziende. Poi, come giustamente ha detto lei, gran parte della nostra attività, siccome il Texas è un paese anche di investor, specialmente nel medicale, noi abbiamo sviluppato, in particolare con la regione Emilia-Romagna, un programma di attrarre investitori che è un programma tra l'altro stimolato, supportato dal governo italiano, in particolare dall'ambasciatore Verricchio negli Stati Uniti e dai consoli, cioè quello di cercare di attrarre investimenti verso l'Italia, che ovviamente sono difficili nel manufatturiero perché ovviamente ci sono delle problematiche a cui i texani in particolare non sono abituati. Il Texas è un paese che non ha sindacati, quindi ovviamente questo è un impatto difficile per l'americano investire nel manufatturiero. Però c'è una grossa, diciamo, attrazione nel campo delle biomedicale, nuove tecnologie, dove l'Italia onestamente ha delle ottime diciamo, individualità e società. Quindi noi abbiamo organizzato, abbiamo ribaltato un po'. Prima il concetto era, lo voglio spiegare perché a volte è importante per le imprese italiane capirlo. Prima il concetto era la regione, la Promos o l'InLab come a Piacenza, organizzano, praticamente selezionano un certo numero di PMI e praticamente gli pagano il viaggio per venire negli Stati Uniti, presentare il loro prodotto e trovare gli investitori. Conoscendo noi il mercato americano e soprattutto il mercato degli investitori, sì. Abbiamo deciso di fare una preselezione in Italia come avveniva nel passato, ma prendere gli investitori, quelli che chiamano angels, cioè gli angeli, quelli che praticamente lavorano per grossi gruppi di investimento, portarli in Italia a visitare le aziende e loro selezionare quelle aziende che pensano che sul mercato americano possono avere successo. Faccio un esempio, la regione Emilia-Romagna aveva selezionato in questa operazione particolare diciamo una ventina di aziende PMI con prodotti a volte veramente interessanti. La selezione degli investitori americani si è ridotta a 4. Perché? Perché l'investitore americano ha intravisto in alcune idee PMI, startup, un prodotto interessante per il mercato americano. E di conseguenza
le quattro sono venute negli Stati Uniti e hanno avuto successo. Diciamo che adesso col Covid sarebbe abbastanza difficile fare tutta questa operazione, però questo penso che sia il futuro. Io penso che il prodotto italiano è tra i migliori al mondo, in tutti i settori. L'inventiva e l'innovazione tecnologica di cui sono capaci gli italiani è enorme. Qua gli investitori sono sempre alla ricerca di nuove idee, di nuove tecnologie. Il sistema Silicon Valley, che è quello di dare soldi a 100 aziende per poi avere un'azienda che diventa multi-billion company, qua non funziona, qua è più una selezione di qualità, cioè deve partire subito bene il progetto. È evidente che gli Stati Uniti non hanno molti aiuti sulle imprese, più che altro sono degli aiuti fiscali, cioè sulle detrazioni fiscali, per esempio sulla tassa sull'inventario. Però ovviamente parliamo di un paese dove le aziende pagano 21% di tasse e hanno una sola tassa, perché il Texas non ha tasse statali, e gli individui invece pagano intorno al 35-36%. E gli stimoli sono fondamentalmente sull'export, sono fatti in maniera molto intelligente. Io ho vissuto il sistema Italia, con ovviamente alcuni stimoli per l'estero, sistema SACE o SIMEST. Qui hanno un sistema simile alla SACE, che però aiuta effettivamente molto, molto efficacemente l'impresa che si pone in Texas. Ecco, Valerini, lei ha detto che ha fatto anche esperienza come imprenditore italiano, in Italia, ecco, voglio dire, soprattutto. Quindi sa bene che spesso e volentieri noi abbiamo molti nostri imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori, che soltanto in virtù dell'ottimo prodotto, dell'ottimo servizio che riescono a fornire, pensano di poter andare dovunque nel mondo e avere successo. Le chiedo, Valerini, per evitare che questi imprenditori possano prendere qualche porta in faccia, ed è stato molto importante quello che ci ha appena raccontato circa, ecco, gli Angels che sono venuti in Italia e su 20 aziende selezionate secondo la nostra percezione di quello che sarebbe stato un potenziale di successo in Texas, invece hanno reputato giusto sceglierne e individuarne soltanto 4. Ecco, le chiedo, per dare un consiglio a tutti gli imprenditori che abbiano interesse ad affacciarsi sul mercato texano in particolare, esistono delle regole d'oro che un'impresa italiana, un imprenditore che punti ad avere successo appunto nel paese di cui lei oggi è presidente della Camera di Commercio italiana, deve rispettare per evitare poi di incorrere in amare sorprese? Sì, io, come giustamente ha detto, ho fatto per 15 anni imprenditore di un'azienda di famiglia, che poi ho venduto, e alla fine lo stesso gruppo che l'ha comprato mi ha portato di continuare. Esattamente. E quindi ho vissuto le due esperienze. E quindi capisco l'imprenditore italiano. Capisco l'imprenditore che in gran parte è un'azienda creata dal padre, dal nonno, azienda di famiglia, come dice lei, orgogliosissimo del suo prodotto, che è vero, che è un ottimo prodotto. Ma ovviamente devono capire che i numeri qua in gli Stati Uniti, in particolare in Texas, sono enormi. Quindi, faccio un esempio. Una delle cose abbastanza tipiche che trovano un imprenditore italiano è quello di dire: faccio un po' di business, mi finanzio il moving sul Texas. E non funziona così. Qui aprire una società costa $800. Non ha nessun obbligo. Lo statuto praticamente ti permette di fare qualsiasi cosa. Perfetto. Io mi ricordo che una delle prime domande che fece il commercialista dice: ma io con questo statuto cosa posso fare? Tutto. E lei mi rispose: tutto, perché il Texas è pro business. Quindi puoi vendere, non so, impianti di perforazione, come facciamo noi, o treni, o anche aprire un negozio, attività alimentare. Quindi devono capire che aprire la società, mettere un piede nel Texas,
a costi bassissimi. Tra l'altro noi come Camera di Commercio offriamo un servizio di localizzazione dell'impresa, cioè praticamente diamo la possibilità all'impresa di localizzarsi presso di noi. Quindi possono domiciliarsi presso la Camera di Commercio? Sì, esattamente. Okay. Domicilizzazione, scusi, a volte perdo un po' l'italiano dopo vent'anni. Sì, è vero, diamo un servizio di domicilizzazione, tra l'altro con grossi vantaggi, possiamo anche gestirgli, diciamo, ovviamente tutta la correnti, mail e tutte queste cose. Perfetto. Perché questo? Perché mettiamoci nei panni dell'ufficio acquisti di grosse imprese, perché qua sono tutte grosse imprese. Quando io gli faccio il prezzo Franco-Borgosesia in euro, il grosso gruppo che ha un procurement, cioè uno degli uffici acquisti che acquista per milioni, non va nella difficoltà di trasportare il prodotto da Borgosesia al porto, dal porto agli Stati Uniti, importarlo. Quindi, purtroppo, per avere successo bisogna fare il prezzo in dollari al limite consegnato al porto di Houston, non dico importato. Però avendo l'impresa qua è tutto più facile, perché i sistemi anche doganali qua sono molto semplici. Quindi avendo l'impresa americana ti toccano con mano, hanno più fiducia e quindi questo genera già un vantaggio. Questo è uno dei più grossi. Il secondo altro aspetto fondamentale e molto importante è il Texas, ma gli Stati Uniti in generale, ma il Texas in particolare, è un paese dove la liability, cioè la responsabilità, è elevata ed è un paese di avvocati. Quindi consiglio sempre alle imprese di andare dall'avvocato prima e non dopo. Benissimo. Lo stesso per un errore da imprenditore italiano all'inizio come imprenditore negli Stati Uniti. Per risparmiare $1,000, no, era un po' di più, era, metti $5,000, ne ho spesi 500, e dopo $400,000 di avvocati per la causa che mi è costata, ho pensato che forse era meglio spendere i 5,000. Questo è un esempio pratico, però sono due cose importanti che sono quelle che vedo, sono più difficili da capire per l'imprenditore italiano che arriva in Texas. Quindi questo è il ruolo.